Allora, prima di proseguire, nell'impostare la grafica, quindi schiarire un po' perché le parti buie sono veramente buie, mi sono resa conto che questo qui praticamente è il menu. E sembra quasi una sorta di albero genealogico, quindi Edit è lì su in cima e poi ci sono tutti i nomi di quella che è la famiglia Finch. Non so adesso se andremo a scoprire di più mano a mano, vediamo. Ok, no, questa era una curiosità che ho spinto option per appunto andare a settare un po' più, a schiarire un po' la grafica e mi sono trovata da st'albero genealogico davanti. Allora, qui c'è una stanza molto. Qua c'è un'altra stanza, però aspetta, vediamo un po'. Molly, 1937-1947, vediamo. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ecco, 1937-1947, ma 10 anni. Ma io veramente non riesco a capire, non, cioè proprio non riesco a capire. Porte sigillate, date di nascita e di morte. Credo poi che sia morte, eh. Suppongo, boh, non saprei. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. È figa sta stanza, ammazza se è figa. Fighissima sta stanza, vedi? Finch. Ma bella sta stanza, mi gusta. Vedi, pure entra una parete, di è, qua che c'è? Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ah, quindi ecco, forse a questo serve la chiave. Apri il passaggio segreto. Aspetta un attimo, fammi vedere. Ah, queste balene sono disegnate. Bello però, mazza, mi piace sta stanza, mi gusta. Allora, vediamo un po' sto passaggio segreto. E questa è la chiave? Dai, vai. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Mazza, Deo. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Era giunta l'ora di scoprire di cosa aveva paura mia madre. Ma è curiosa sta storia però, eh? Posso dire? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Era chiaro che mio fratello Milton fosse stato qui prima di me. In base ai dipinti appesi sulle pareti. Ma questo, vabbè, sì, è un disegno, beh. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Invece? Non ce l'avevi? Ma tuo fratello Milton stava qui? Cioè, se veniva qui a nascondersi, tipo, giocare a nascondino? Boh. Vabbè. Damose, But I had no idea what was behind that door. no? Ma dobbiamo avere paura, Edith? Cioè, posso dire? Ma è tutto però sul rosa sta casa, non so come Just like I had no idea where all this was gonna lead. mai. Sì, ma che deve succedere? Oh. Non mi dico così, no. Qui se va, non se va. Allora, diamo un'occhiata a sta stanza, carissima. Vedo che ci stanno un bel po' di cose. Molly Finch, vai. Vai, vai. Caro December diario. 13th, 1947. Dear diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Per qualcosa da mangiare. Allora, mi svegliai, vabbè, c'ho la fame. Questa è una bambina, quindi. Ok, stiamo rivivendo quello che è successo a questa Molly. Perfetto. Il cibo del gerbillo? No, ma non te vorrei mangiare la carota.
Quella mi sembra anche cacchina, posso dire? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ma che cos'è? Cioè, ragazzi, ma quanti anni c'hai? Scusa, eh? Ma perché l'hanno mandata a letto senza cena sta ragazzina? Ma se può sapere? Attenzione, una zucca. My Halloween candy was all gone. Quindi? Ma poi uscì da qua? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Vai a dormire. Quindi non si può uscire, cara Molly. E quindi che cosa possiamo fare noi qui? Se non andare in giro per la stanza. Vediamo. Sei proprio piccolina. I kept eating and eating. No, ma il dentifricio no, ma dai. No, ma che cosa? No, ma sta ragazzina c'ha problemi. A parte che sto lavandino è veramente indecente, posso dire? È meglio che non mi affaccio al water, va. Mangiai pure questa. Ma no, il vischio. I ate a lot of things that night. Ma il vischio? Ma è finto? È terrificante sta ragazzina, posso dire? Damos, guarda, non voglio proprio assolutamente. Then I heard chirping outside my window. Vedi che carino. No, il pesce no, eh. Pensai di. Ma dai. I thought about eating Christopher, no. But I held back. Meno male, voglio dire. No, ma questa ragazzina c'ha problemi seri, posso dire? Molto vorresti mangiare l'uccellino, fammi capire. It was a barn swallow going back to her nest. Era una rondine che tornava al suo nido. Ma t'ava magna? No, dai, ma non si può guardare sta scena. I reached out for her. Cazzo di lei. E? And suddenly. Porca I was a cat. Ma come eri un gatto? Ma te la magna? Ah, andiamo bene. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Te credo, te la magna? Non lo so io. No, vabbè, ma. Ma siamo un gatto adesso? Ma non è che si finge so un po' come. Niente, sta scappando anche appena mai, te lo dico. E dunque, saltiamo lì? No. Siamo lì? Sì. Ok, dannata. Ma senti come ronfa sta gatta. Molli la gatta. Che aspira stiamo andando? Eccolo. Ma non è che sono tutti animali sti finch, no? I jumped and I almost got her. Perché mi sento quasi acchiappai? No, se spiegherebbero anche i disegni sulle porte. No, ma sei troppo bassa, porca puzzola. Salta? No, salti sul tavolo. I could tell she was getting really tired. Molto, ok. Ma dov'è? Io non la vedo più. Eccola là. Dai. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Mamma rondine, ma povera. Sei veramente. Guarda, non si commenta. Dobbiamo andare su quindi, vabbè, ho capito. Ma dimmi testa, ragazzi, ma non è meglio che la facevano mangiare a cena, posso dire. I gobbled her up. Lo divorai. And suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass.
Ma dove? Ma cioè, ma adesso non so, vabbè. Ma è fantastico. Sì, ma posso in qualche modo? Rabbits. Sì, rabbits dove? Sento, ma non vedo. Conigli, eccoli. Cioè, molto ogni coniglio, me lo dire. Non l'abbiamo preso, attenzione. Conigli. Ma scendi male però, te lo posso dire. Preso. Che abuso, guarda che me lo capavo. Adesso lo mangia pure. And I didn't chew one bit. Mamma mia. Then I flew off to find something bigger. Più grosso? Tipo? Ma, cioè, ma che esperienza, però. La musica comunque è bellissima, eh. Molly, sei una carnivora maledetta. Dove stiamo andando, Molly? Poi non posso neanche alzare la visuale. Facciamo così? Corriamo un po' di più? Mi pare, impressione mia. A mama rabbit. Coniglio, 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 mamma coniglio, mamma coniglio. Ma no, te la sei persa, porca puzzola. Gira, torna indietro, torna indietro. Non è neanche facile, eh. Eccola, eccola. Presa. T'abbiamo beccato, eh. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Come uno squalo? Ma no, ma dai, ma mo uno squalo, ma cos'è, ma cioè. Oh, mamma mia, che cragnata sto squalo. Damose, se no mori. Cioè, ma proprio lo squalo che è il mio animale preferito, ma io dico, no, ma guardate che umiliazione per uno squalo. Ma io non lo so. I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Ho capito, sei affamato, ho capito. C'è una foga, attenzione, foga. I wanted fat, juicy souls. Mamma mia! I tore off her flipper and it tasted really good. È scappata però, è scappata! Molly, è scappata! Si chiamano scia di sangue, noi siamo dei predatori. No, vai giù. Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. No, dai, l'anaconda no. Cioè, ma tutti. Ma tutti gli animali che. Ma porca puzzola, ma che cos'è sto gioco? Ma ragazzi, che mi state facendo giocare? Ma chi è, Bocelli? È un'anaconda. Un mostro, sentivo l'odore delle persone ovunque. Andiamo bene. Aspetta, perché io non vorrei che qui dobbiamo fare qualcosa con questa anaconda. Cioè, è buffa, però è anche fantastica questa cosa. Cioè,
Cioè, è stranissimo comunque. Fighissimo. Oddio, no, ma non muovi. Ero grande, ma mi muovevo con passo colpato. Ma dai, ma non ci possiamo mangiare un essere umano. Sì, invece? Ma visto, va. Ma mi sono boccone proprio. Andiamo su? I wanted to stop, but also I didn't. E quindi ti sei mangiato tutti. Dove siamo? Nelle cucine? Gli date da mangiassa la lavoratura? Che cosa dovremmo fare? La degli avanci con la soglia rugginito. Ah, questa è la canzone. La traduzione, impegnativo sto testo. Salute. Questa roba fai? Dove va? Mamma mia, che bestia questa bambina però, eh. Ok. No, no, gira, gira. Direi che possiamo uscire da qua, no? Ok. Altra scala. Aspetta, no, 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 qua, qua. Salve, mi spiace comandante, ma la bimba ha fame. After the last passenger, I was still hungry. Across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Vabbè, ma sei un pozzo senza fondo, posso dire. Ma dove siamo adesso, sulla spiaggia? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Sceso la sabbia, il buon odore proveniva da un vecchio condotto. Ma ci saranno i sorci qua. Vuoi scommette? Mi butto? Ah no, vado su. No, ma non me lo dire. Ma non me lo dire. Ma dai, il water. Ma, cioè, ma siamo nel bagno della stanza tua. Ma che schifo. Ma dai, non si può. Schifezza. Possiamo... I got closer and closer. No, ma possiamo tornare umani, per cortesia? Non mi dica adesso puoi uscire dalla stanza, in queste sembianze? È ancora tutto oscuro nonostante ho alzato il... Nonostante ho schiarito. Ah, forse dobbiamo andare sotto al letto? Tutti i miei stomaci. All my stomach started growling. Cominciano a brontolare. And suddenly I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Come? Cioè, ma questa ragazzina a sua volta sapeva che qualcuno stava andando. I'm not sure if I believed all that, but I'm sure Edie would have. No, non mi è per niente chiara questa cosa, devo dire. Cioè. Allora, questo quindi è l'albero genealogico, quindi adesso, dunque, noi siamo Edith, abbiamo scoperto la storia di Molly, quindi suppongo che dobbiamo scoprire la storia di tutti questi nomi che sono nell'albero genealogico. 1937-1947, pure questa, 10 anni, boh, vabbè. Ok, puoi chiudere? Puoi chiudere? Grazie. Ma si può rileggere questo, il gatto? Dov'è?
È Molly? Tu non sei un gatto, quindi io sull'albero non ci andrei. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ok. Ok. Allora, vabbè, da qua si vede dentro casa, perfetto. Continuiamo così, sì. Qua si interagisce, vai. Ah, vai, scusa. Cara Edith, mi devo ancora abituare che ti sto aiutando. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Ok, questa è camera bisnonna Edith. Ma allora, quelle date, che cosa simboleggiano? Cioè, non ho capito io. Se non so le date di nascita e di morte, che date so? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Ok. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. C'è una videocassetta. Io non vorrei fare la fine di... I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Non mi capitava di pensare a me stesso come Edith Jr. da molto, molto tempo. Evan Finch. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Avrebbe potuto, ma non lo fece. Quindi? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Vabbè, oddio. Apriamo. Madonna, il rosa del sto bagno non si può vedere. Posso dire? Aspetta, aspetta però, prima di andare al bagno. Finiamo di perlustrare la stanza. Per bene. Hanno sciolto. La sua camera era come un museo. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Allora, per 500 anni i Finch sono stati noti in tutta la Norvegia per le loro fortune e le loro sventure. Ok. Poi? Ah. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son. Odin Finch seppellisce le sue vittime della maledizione familiare. Sua moglie Ingeborg e il loro figlio appena nato Johan. Madonna, ma che sfiga sta famiglia. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Cioè, imbarca proprio in senso letterale, prende la casa e la mette su una barca. Oh, dai. 7 gennaio 37 si imbarca con la sua famiglia e la sua casa, sperando di lasciarsi alle spalle la maledizione. Ma che cosa rimarrà veramente di Edith Finch? Io mica lo so a sto punto. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ecco. C'ha sfiga proprio. Ma ondate di 12 metri al largo della costa di Washington spediscono la casa di Odin in fondo al mare. Perfetto, proprio. Più sfigati di così se muore. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ok, la figlia di Odin Edie con il marito Sven e la piccola Molly mettono piede e arriva nella loro nuova casa, l'isola Orcas. Orcas. Un Orcas. L'orca. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ecco. Odin Finch è il primo ad essere sepolto nel nuovo cimitero di famiglia. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ma meglio di no, guarda, sua figlia Edie sogna già una nuova casa Finch. E qui ricomincio da capo. Va bene. Allora, sfortunata sta famiglia, possiamo... Beh. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways.
Allora, qualcosa non va in questa famiglia, è partito tutto da Odin, quindi è lui il colpevole, lo sfigato. Ok. Damose. Salvataggio. Sven e Edi. Ma si può entrare qui? No. Ma scusa, Edi, ma Edith, ma c'hai un po' di pancia? Ma non mi dica che sei incinta, eh? Cioè, c'hai 17 anni, porca puzzola. No, questa porta è sigillata, quindi non si può andare dall'esterno. Andiamo al bagno. Mamma mia, The only sta cosa. trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Sì, si It was a vede. pretty big trace. Grandi dimensioni, ma insomma, non direi grandi dimensioni. È un po' bruttino sto bagno, posso dire. Non mi piace per niente. Ah, vedi gli occhiali di Harry Potter. La rana. Vabbè, non mi sembra che ci sia. Specchio è finto. Questo non so che cosa sia. Altre medicine. Porta ovviamente no, non si può aprire, è sigillata dall'esterno pure questa. Qui c'è qualcosa. Ok, segreto nel bagno, in questo bagno, vai e dai. There's a secret in this bathroom. Ho capito. E dove? Ah, ma si possono aprire questi. It's in Se the last place you would look. no, è l'ultimo posto in cui lo cercheresti. No. No, quell'altro. Allora, Edith, ti prego. It isn't in the cupboard. Non è nell'armadietto. It's hidden in this book. No, vabbè, ma dove stiamo andando? Cioè. Che cos'è questa? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ah, ho capito. Qui si sviluppava le foto. Non mi sembra che ci sia niente, no? Devi. Cioè, ma tu ti stai rispondendo piuttosto a qualche domanda, no? Perché io non ci sto capendo una ceppa. Allora, Milton. Questo è un altro disegno di Milton. Lattine di birra, non mi dire. Questi sono alcolici? Ci stanno un sacco di lattine, però. Ok. Ok, slancio, salvataggio. Fort Calvin. Ok, allora abbiamo un sacco di cose da guardare qua, Edith. Figa pure sta stanza, eh. Ammazzate. Alla Star Wars.